buongiorno a tutti quanti. Oggi non è una manifestazione di quelle classiche, noi non volevamo fare una manifestazione di massa, per questo l'abbiamo fatta la mattina. Tanti amici imprenditori in questo momento stanno svolgendo la propria attività, ma noi oggi volevamo fare qualcosa che era appunto una cerimonia. Noi con questa manifestazione non vogliamo mancare di rispetto a nessuno. Capiamo che il gesto è forte simbolicamente, ma non è una mancanza di rispetto. Distanziamento, ragazzi. Non è una mancanza di rispetto verso chiaramente chi anche oggi e nell'ultimo anno è morto per causa del Covid. Ma noi vogliamo ricordare con questo gesto anche i tanti amici imprenditori, perché che si sono tolti la vita nell'ultimo anno, ultimamente fino a dicembre. Perché il Covid ti colpisce anche in maniera indiretta, non solo gli imprenditori, anche coloro che in questo momento, a causa della solitudine, l'abbiamo visto proprio anche recentemente, persone anziane che sono buttate dai balconi. Pensate a un imprenditore che si vede stravolto la sua vita e non può pagare, non può più mantenere i propri figli, le proprie famiglie, non può più continuare a mantenere tutto quello che si era creato e si è distrutto tutto quello che aveva realizzato in una vita. Ed è quello che sta succedendo a tanti imprenditori, non solo della nostra città, ma in Italia. Infatti, prima di iniziare proprio e far capire perché noi stiamo facendo questa iniziativa oggi, vogliamo fare un minuto di raccoglimento proprio per questi amici imprenditori in Italia, e vi posso dare anche i numeri. 71 sono gli imprenditori che si sono tolti la vita nell'ultimo anno, e ci sono circa altri 45-50 imprenditori che hanno tentato il suicidio. Ciò non significa, perché non ci sono riusciti, meno male che non ci sono riusciti. No, il gesto non è forte, e che dovrebbe far comprendere a qualcuno che sta nei piani alti che la situazione è veramente critica e non si può andare avanti così. Quindi diamo per favore il via a un minuto di raccoglimento, proprio perché è una celebrazione. Tanti amici imprenditori hanno fatto nel corso dell'ultimo anno, le sappiamo, ma le vogliamo ripetere. Credo che sia chiaro a tutti che i provvedimenti che sono stati fatti nell'ultimo anno non sono serviti assolutamente per il mantenimento del circuito economico, soprattutto nella nostra città, che viveva già in una fase di recessione e la fase della pandemia ha completamente distrutto. È un circuito che non lascia escluso nessuno. Dal professionista, da chi crede di andare in giro in giacca e cravatta, al piccolo imprenditore, nessuno è escluso, perché tutti rientrano all'interno di questo circuito, perché l'economia muove l'intero circuito anche parastatale. Lo diciamo mille volte, ma fa bene ripeterlo, è l'economia che fa girare tutto, è il circuito imprenditoriale che fa girare l'intera economia anche del paese. Senza degli imprenditori che pagano, come vedete voi, le loro tasse con i loro F24, non ci sarebbero stipendi per gli impiegati pubblici né per nessuno. Quindi è l'imprenditore che muove l'economia, e oggi l'imprenditore sta morendo, ed è per questo che noi vogliamo fare questa celebrazione.